Ed eccoci, 18 e 52 minuti, questa era Radio Agrigento, il Baby Show, dopo aver sentito i simpatici amici della Crew Legion 17, proseguiamo con i nostri appuntamenti, le nostre interviste. Allora, noi stiamo quest'oggi un po' lottando con le problematiche telefoniche, speriamo anche che invece, avendo questo collegamento con una nostra amica, lei possa sentirci, e io allora a questo punto voglio salutare e provare a capire se mi sta sentendo la nostra amica Corina Legu. Buonasera. Buonasera, io vi sento. Benissimo, bene, siamo ben contenti che ci stai seguendo, che ci ascolti. Allora, dopo tanto, come dire, lottare, siamo riusciti a ripristinare un collegamento importante. Corina, buonasera, come si va da quelle parti? Buonasera a tutti, sono contenta di essere qui con voi. Ecco, anche noi lo siamo, e vorrei che ci raccontassi un po' di te. Chi è Corina? Allora, Corina è una ragazza di 24 anni che lavora come modella e attrice e vive in Italia da 4 anni. Ed è molto felice per questo. Ecco, allora, quindi stavi dicendo che, insomma, tu sei di origini rumene, se non sbaglio, no? Ecco, perfetto. Quindi la cosa importante da quello che hai detto è che sei una attrice e modella. Vogliamo un attimino sviluppare queste due tematiche, cioè attrice. Raccontaci un po' la tua esperienza di attrice. Allora, la mia esperienza di attrice è iniziata un anno e mezzo fa. E ho iniziato con dei cortometraggi come quasi tutte le persone, poi sono passata a mediometraggi, lungometraggi, videoclip musicali, ne ho fatti già tre, e poi la cosa più importante, diciamo, della mia carriera è stata il piccolo ruolo che ho avuto nel film di Checco Zalone, l'ultimo che è uscito l'anno scorso, Sole a Catinelle. Ah, ecco, quindi allora ti si vede anche lì. Sì, si vede anche lì. Andremo a rivedere il film per scoprire quindi Corina che è protagonista. Parlavi di anche aver girato dei videoclip. Quali personaggi hai incontrato in questo tuo inizio di carriera, anche cinematografica, come personaggi famosi? Dici qualche nome. Quali ho incontrato io in generale o con i quali ho lavorato? Con quelli con cui hai lavorato. Ah, con cui ho lavorato? Allora, ho lavorato anche con Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Paci, anche di recente in uno shooting che andrà in beneficenza per i bambini Down, che uscirà, questo shooting, che è uno story frame, uscirà con la Nazione in Toscana o a dicembre o a gennaio, e sono stati implicati 8 attori toscani e anche io. Bene, quindi intanto complimenti, perché poi è un'iniziativa sicuramente lodevole. Lo shooting, diciamo che sono delle foto, postare delle foto importanti per una causa ancora più importante, quella appunto dedicata alla raccolta poi fondi, è giusto Corina? Sì, grazie per i complimenti, sì. È importante, sono stata molto onorata di essere stata scelta anch'io per questo progetto, come hai detto tu, molto importante. Bene Corina. I tuoi progetti invece, che possiamo magari sintetizzare, se c'è qualcosa già, per l'anno 2015, cosa c'è in cantiere, cosa bolle in pentola? Guarda, io di solito non parlo dei miei progetti, perché noi in Romania siamo un po' scaramantici. Anche qui in Italia, Non parlo dei progetti, non so come mai mi succede di tutto e di più per non raggiungerli, quindi preferisco non parlare, però poi ci risentiremo e ti parlerò dei progetti già fatti, dopo che saranno già fatti. E allora questa è una promessa, che tornerai al Baby Show nuovamente da protagonista con le tue nuove, diciamo, speriamo successi, i tuoi nuovi successi, almeno ce lo auguriamo. Però ti dico già che si parla sia di recitazione che nel mondo della fotografia. Ecco, perfetto, questo era praticamente un antipasto che era interessante capire, quindi la cinematografia e la fotografia sicuramente come arte di modella fanno parte appunto di te stessa adesso. Sì. Corina, per chiudere, perché intanto vogliamo ringraziarti di essere stata anche tu qui al Baby Show, per chiudere... Grazie a voi. Ecco, io voglio dire, se vuoi mandare un saluto, se qualcuno magari volesse conoscere il mondo di Corina, come fa? Dacci qualche dritta in merito a come poterti conoscere, promuoverti. Ti riferisci a qualche sito? Qualcosa? Sì, infatti. Purtroppo il sito lo stanno rifacendo, perché aveva bisogno di essere rifatto dopo un po' di tempo, però mi possono trovare sui miei social network, perché oramai siamo nell'era dei social network, esatto, diciamolo, su Facebook, su Instagram, e si scrive Corina Negut, N-E-G-U-T.
Esatto, tra l'altro noi siamo entrati in sintonia per il fatto che c'è stato uno spot pubblicitario che hai girato insieme ad Alessandro. Sì, con Alessandro Mollo, che è un attore toscano e anche il mio insegnante di recitazione. Oggi abbiamo girato uno spot per Halloween per un brand di mattoncini, che sono tipo dei braccialetti, delle cose così del genere. E è andato in onda, sì, appunto per questo Halloween. E questo brand di mattoncini, che si chiama Per lo più, forse tante persone conoscono, sono stati sponsor ufficiali del programma di Giorgio Panariello, che si è tenuto a Montecatini quest'estate. Ecco, dove quindi io sono stata una presenza fissa in quanto testimonial di questo brand. Perfetto, perfetto. Quindi tanti ancora complimenti, perché insomma è un riconoscimento importante, interessante, e questo serve da stimolo anche sempre a far meglio. Grazie, grazie mille dei tuoi tantissimi complimenti, grazie. Corina, noi ti salutiamo, ti facciamo un in bocca al lupo, un abbraccio e ci risentiremo al più presto qui ancora al Baby Show su Radio In Agrigento. Certo, crepi il lupo, grazie tante a voi e buona serata a tutti. Grazie, il Baby Show continua.